nel risorgimentale partigiano, il quale si cimentò in questa produzione industriale di questo sapone idrofico che doveva rendere impermeabili i tessuti. E i ragazzi si sono inventati uno spot. Le indicazioni sono per i
utilizzato la sua lingua originale per spiegare il cinese, per spiegare una zampa di gallo, ovvero un oggetto che serviva per tenere separati i piatti di ceramica durante la cottura nei forni. C'è chi ha usato il dialetto napoletano per fare una traduzione simultanea e spiegare che cos'è un volto da stampa. E un oggetto che era in realtà un bracciale che serviva per un gioco particolare che si giocava nell'Ottocento a carte, pallamano, che è servito per creare una vera telecronaca di una partita. Quindi insomma gli spunti sono davvero stati tantissimi e il risultato credo che sia stato apprezzato non solo dai ragazzi ma anche dai genitori che hanno visto realizzare un prodotto che i ragazzi avevano per lo più fatto a scuola, non solo al museo, perché sono venuti in occasione del flash mob, ma lo possono vedere cioè, le volte che vogliono proprio sui siti del museo. E quindi ringrazio ancora una volta l'UDCITA che ci ha permesso anche quest'anno di organizzare un progetto davvero interessante e che ci ha portato oltre a quella che è la nostra quotidianità didattica. Ma ringrazio ulteriormente perché credo che saranno d'accordo tutti gli operatori museali, gli insegnanti presenti questa sera, che questo è in realtà un format, un modo, un approccio che è stato dato e grazie al quale adesso con le nostre gambe, anche senza soltanto finanziamenti, ma abbiamo imparato